Allora, iniziamo con un'autopresentazione in 10 secondi. Cogno Marco, sindaco del comune di Torre Pellice, sindaco uscente in consiglio comunale dal 2007. Quali sono le tre priorità del vostro comune? Innanzitutto noi vogliamo che Torre Pellice sia e continui a essere un paese vivo, un paese con fermento culturale, un paese dove sia bello vivere e dove la gente possa creare il proprio futuro. Cosa è stato fatto e cosa resta da fare? Stato fatto tante cose, abbiamo quasi concluso il ponte dell'Albertenga, abbiamo fatto 2 milioni e 9 di lavori sul palazzetto del ghiaccio, abbiamo riqualificato parte del centro, Viale Dante, abbiamo gestito un'alluvione nel 2016. Cose da fare, vogliamo continuare a far crescere il nostro paese, farlo diventare un paese bello, un paese da vivere, con una riqualificazione del centro urbano, senza dimenticare le borgate, Santa Margherita, Appiotti. Politiche comunali sono sempre più intese su scala di territorio. Quali Assolutamente, sono le proposte per la valle? dobbiamo sempre più essere in sinergia con gli altri comuni della valle, insieme all'Unione Montana della Val Pellice, anche perché in un momento di difficoltà, soprattutto dal punto di vista del personale, dobbiamo riuscire a far crescere sinergie e le professionalità all'interno dei nostri comuni. Dobbiamo cominciare a dare un'immagine da Val Pellice, sia dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista economico e sociale, che possa creare sviluppo e progresso per le nostre comunità. Perché Ha deciso di candidarsi perché? dopo 5 anni da sindaco sono pochi, 10 forse sono troppi, però ci sono troppe cose che vogliamo concludere. Purtroppo dal punto di vista burocratico amministrativo, per fare cose ci vogliono all'incirca 3 anni e vogliamo concludere il lavoro impostato e portare a termine, ciò che stiamo costruendo. Un serrato appello al voto nei suoi confronti alla lista. Vi chiedo di andare a votare. Votate anche perché qualora non si raggiungesse il quorum a Torre Pellice ci sarebbe un commissario. Andate a votare, votate la lista Spighe Fraimonti, comunque esercitate il diritto di voto, anche in memoria di chi ha lottato in Italia e continua a lottare, nei vari stati del mondo per avere questo diritto. Noi che ce l'abbiamo non sprechiamolo.